Salve ragazzi e bentornati nella stanza del piacere. Oggi parlerò della mia collezione Master System. Come potete vedere, ho entrambi i modelli. Sì, qui c'è anche il piccolo Sonic che mi fa compagnia. Ecco, però qua c'è fatto, voglio partire con una chicca. Come molti sapranno, Sonic è nato col Mega Drive, non col Master System. E in, come si dice, al principio la mascotte della sigla era lui, ovvero sia Alex Kidd. Adesso spero che si riesca a vedere, ma tanto per comunque facendo vedere i giochi poi dovevo vedere meglio. Come dicevo, all'inizio la mascotte era Alex Kidd, poi quando questo poi ha creato il Mega Drive e ha creato Sonic, hanno preferito usare Sonic. E questa è una piccola ricchezza tanto per incominciare. Allora, come vedete qua, c'è il console, tutti i miei, come si dice, supporti. Per il Master System non ho tanto in quel senso, però in compenso ho una bella, come vedete, collezione di giochi, molti boxati e purtroppo due o tre loss, ma io colleziono così, lo sapete, l'ho già spiegato, io non so guardare la scatola, quindi quello che funzionano e mi basta quello. Allora, qui c'è il Master System 1, come vedete, bello, proprio quadrato, che poi francamente a me piace la prima versione, invece molti la criticano. Vabbè, comunque vedete, bello, nero, lucido, poi mi piace questa placca rossa. Questa versione aveva anche delle schede che purtroppo io non ho, ma c'è i giochini che si inserivano qua e funzionavano ugualmente, ma come detto io non ce li avevo. Questo è il Master System 1. Ah, in questa versione ho Home Gun e Safari Hunter, gioco della pistola. E questo è il Master System 1. Poi ho anche la seconda versione, ovvero sia il Master System 2. Come vedete in questa versione non ho più, come dire, arrotondato più rispetto in confronto alla versione precedente. Cosa che però non ho mai capito, molti lo dicono. In questa versione non hanno fatto il collegamento SCART e non si è mai capito il perché. Vabbè, stranezze della sigla. Come vedete qua, più compattato. Questa versione non ha questo sportellino, quello per le schede. E come si l'ho detto che in questa versione c'è, in questa versione ho Alex Kidd di Miracle World. Vabbè, non vi preoccupate, normale demenza senile. Comunque, questi qui sono i console, questi sono i item. Adesso posiziono la videocamera e faccio vedere tutti i miei, non mi rimane il termine, tutti i miei supporti e tutti i miei videogiochi. Un attimo e partiamo. Bene ragazzi, ed eccoci qua, posizionata la mia videocamera, possiamo incominciare proprio vedendo più da vicino le console. Questo qua, come detto, è il Master System 1, ovvero sia il primo modello, bello, massiccio e riquadrato. Vedete? E come detto prima, in questa versione ho memorizzato Home Gun e Safari Hunter. Poi qui abbiamo il Master System 2, vedete, molto più piccolo, più arrotondato, vedete, lo slot per le cartucce. E come detto prima, non si è mai capito il perché questa versione non ha il, come si chiama, l'attacco per la presa SCART. E in questa versione ho memorizzato Alex Kidd in Miracle World, che come vedrete ho anche in versione cartuccia. Vedete?
e questo è il Master System 2. Bene, e adesso passiamo ai giochi. Bene, partiamo con i LOS, quelli senza scatola. Allora, questo è Slap Shot, vedete le cartucce del Master System erano nere con la banda rossa. Slap Shot, questo invece è Olympic Gold, Champions of Europe, scusate non riesco a leggere, Champions of Europe, scusate non riuscivo a leggere, chiedo venia. Poi passiamo a quelle boxati, come detto io oltre che sul Master System 2 ho anche in versione cartuccia Alex Kidd in Miguel Racket World. Metto qua. Poi Wonder Boy in Masterland, poi World Grand Prix, Aztec Adventures, Rescue Mission per la Light Phaser, Shooting Gallery sempre per la Light Phaser, e questo diciamo che era un po' come dire la controparte del Duck Hunt della Nintendo. Poi Wonder Boy, il primo, Lord of the World, Enduro Racing, Shinobi. E questa era la prima parte. Seconda parte, Castle of Illusion starring Mickey Mouse, ovvero sia Topolino, Black Belt, che questo qui poi serve praticamente il gioco di Ken il guerriero, però non so perché quando sto poi portato sul Master System l'hanno chiamato così. Mo, misteri della figa. Poi Secret Command, Vigilante,
mitico Golden Axe. Wanted. Anche questo qua sempre per The Life Phaser. Time Soldier. Vabbè, altro mitico gioco, ovvero sia Michael Jackson Moonwalker. Cyber Shinobi. Double Dragon. Proseguiamo terza parte. Alex Kidd in Shinobi World. Scramble Spirit, sì, spero che si dica così. Poi se sbaglio ditemi voi. The Ninja. Great Golf. California Games. Home Gone, che fra l'altro, come detto, ho anche programmato sul Master System 1. Un secondo, ah sì, scusate, Running Battle, Ritorno al futuro parte terza. Poi, Heroes of the Lens, non so se l'ho detto giusto, scusate, ma io l'inglese non lo so, e diciamo se parlo italiano. E Klax. E proseguiamo, e quarta e ultima sessione, Ghostbusters, il film, non il cartone animato, eh. Poi Fire Forged 2.
Spider-Man. How to Rule Europa. Indiana Jones and the Lost Crusade. Non so se l'ho detto giusto, se ho sbagliato chiedo scusa. Put and Putter, il mini golf. Merckx, in questo caso non so se l'ho detto giusto. Poi Telus Den Kuiper Starting Donald Duck, ovvero sia Paperino. Come al solito non so se l'ho detto giusto. Mi sa che sto facendo in inglese, sto facendo una figura bardina, ma pazienza. Poi Superman, The Man of Steel, l'uomo d'acciaio. Poi vabbè, Sonic the Hedgehog 2. E ultimo, ma non ultimo, Sonic. Ecco qua. E questo è il mio parco giochi per Master System. Ora passiamo alle poche periferiche che ho. E queste sono le periferiche che possiedo per il Master System. Allora, ovviamente, un attimo che... Ok, potevo avvicinarmele prima, non ci ho pensato. Allora, ovviamente, i due classici joypad. Aspetta che compro anche l'altro. Queste versioni joypad, come dire, arcade. No, così, scusate, così. Per mancini, a quanto sembra. E per finire, la mitica Light Phaser, ovvero sia la controparte della zapper della Nintendo. E queste qua erano le periferiche che possiedo per il Master System. Bene ragazzi, e questo è tutto. Questi sono i due Master System, avete visto tutti i giochi che ho, tutti i miei vari, oh, non ce la faccio, non mi ricordo il nome, tutti i supporti che ho per il Master System. E con questo direi che per adesso è tutto. Allora, se volete lasciarmi un like, se volete iscrivervi al canale, sapete come si fa. Se volete vedere altri miei video, basta che cliccate sulla campanella, lo sapete, e io quando posterò lo saprete. Poi chiaramente, come dico sempre, non costringo nessuno, e come dico sempre, io non voglio essere un youtuber famoso, cioè io questo lo faccio come terapia e l'ho già spiegato. Comunque, se vuoi seguirmi, a me fa piacere. E spero che ti avete avuto un po' di compagnia con questi miei video. Bene,
dalla stanza del piacere è tutto, alla prossima, è del vostro Stevie, ciao ciao!